Come lei sa, l'azienda ospedale di Caserta opera in un territorio vasto ma anche molto particolare, soprattutto per quanto riguarda l'area critica, dunque l'area soggetta a una pluralità di neoplasie, e queste incidono anche per quanto riguarda i neonati e le giovani creature. Partendo da questo, abbiamo pensato, grazie anche al supporto della Fondazione, al sostegno della Fondazione Gemelli e all'Associazione Il Cuore in una Goccia, di dare una mano, un sollievo, di essere a fianco a quelle famiglie bisognose che, o per cultura o per posizioni economiche o per difficoltà più varie, in caso di quando si trovano di fronte alla fortuna, alla bella notizia della nascita di un bambino, hanno delle difficoltà, ed è giusto che noi gli siamo vicino. Perciò abbiamo sposato come azienda immediatamente l'iniziativa che ci è stata proposta, l'abbiamo colta quasi come un'occasione per l'azienda. Ma l'hospice per il Natale è qualcosa di diverso dall'hospice degli adulti, perché nella sua stessa terminologia sembra implicare una condizione di terminalità che c'è anche nelle condizioni gravi di bambini che vengono visti prenatalmente e che o vanno incontro a terapie del feto in utero oppure a trattamenti di palliazione, cioè di analgesia per non far sentire loro il dolore durante le procedure diagnostiche e terapeutiche, oppure quando non possiamo curarli ci prendiamo cura di loro, cioè con l'accompagnamento. La cultura dell'hospice quindi è una cultura che non impatta come nell'adulto solo in percorsi di terminalità, ma impatta anche in storie naturali di problematiche prenatali che poi cambiano sotto l'influenza delle terapie, dei trattamenti palliativi, o comunque cambiano il cuore di quelle famiglie che, insieme ai medici, insieme ad altre famiglie che la Fondazione Il Cuore in una Goccia sopperisce, come facciamo al Gemelli con l'hospice per Natale, che cosa fanno? Abbracciano queste famiglie che sono nella solitudine, sono nella disperazione, e gli danno percorsi di speranza, comunque sempre per dare dignità alla persona umana. Allora, è una cosa molto emozionante, le dico la verità, perché è un lavoro che portiamo avanti da diversi mesi a questa parte, nell'obiettivo di creare, nell'ambito di una collaborazione che già esisteva da un punto di vista scientifico e da un punto di vista assistenziale, anche però da un punto di vista alberghiero, e di accogliere queste donne che sono affette da gravidanze patologiche. Purtroppo è un qualcosa che ci appartiene, noi siamo un ospedale di terzo livello, per cui siamo comunque centro di riferimento per quelle che possono essere le patologie fetali, neonatali e materne, purtroppo ne vediamo tante, e quindi laddove ci troviamo di fronte ad una patologia fetale, oggi siamo in condizioni, attraverso questo hospice perinatale, di poter accogliere non soltanto la paziente, e quindi da un punto di vista diagnostico strumentale essere di supporto, ma anche da un punto di vista emozionale, assistenziale, di corrispondere un aiuto che va al di là di quello che è l'aspetto medico, ma di creare quindi una sintonia di energie positive nel portare avanti un percorso difficile laddove purtroppo ci troviamo di fronte a queste necessità. Fa un esempio di ospedale con hospice e ospedale con non hospice. Non c'è un termine di paragone in questo momento, perché l'unico ospedale e l'unica struttura assistenziale in Italia che ha un hospice perinatale è il Policlinico Gemelli di Roma. Noi siamo la prima sede selezionata dal Policlinico Gemelli, sia per le nostre potenzialità che competenze, ad accogliere un hospice perinatale al di fuori del Gemelli. Quindi è un motivo di grosso orgoglio per noi poter rispondere ad un'esigenza del territorio, ad un'esigenza delle donne, ma soprattutto poterci porre sempre come ospedale di Caserta, come azienda di rilievo nazionale, in un panorama appunto non soltanto regionale ma anche extraregionale di accoglienza di una problematica così importante.
Sì, è una grande opportunità per noi, perché naturalmente è un percorso che avevamo già in essere, però affiancati dalle competenze naturalmente di chi già lo fa da tanto, sicuramente accelererà il nostro processo di apprendimento, quindi è un'opportunità importante. Speriamo, ce la metteremo tutta, perché oggi è soltanto un primo passo verso poi la costituzione dell'hospice, perché attiveremo questo percorso diagnostico terapeutico, ed è sicuramente un valore aggiunto per questa azienda, perché si parla tanto di accoglienza del paziente, di umanizzazione, spesso non lo facciamo perché c'è tanta fretta ad accelerare i processi diagnostico-terapeutici, ma è una parte importante di quello che è il miglioramento delle cure e l'efficacia delle cure, quindi è sicuramente un'opportunità importante. Con orgoglio posso dire che siamo riusciti finalmente a varare questo brillantissimo momento, perché la gravidanza con diagnosi malformativa è una terribile realtà che in effetti oggi possiamo affrontare con una rivoluzione culturale. Mentre prima Tukur si consigliava l'aborto, oggi abbiamo dei percorsi che, grazie al gemelli, alla loro competenza, alla chirurgia fetale, alla medicina che corregge difetti genetici nel grembo materno, oggi possiamo avere una realtà che è un momento di crescita fondamentale.